è il momento in cui tutti andiamo al lavoro, perché questa regione la risaniamo e questa regione si riprende. Però per fare questo i siciliani devono trovare il coraggio e la forza e l'impegno, come sta facendo in questo momento Franco Battiato, che ci mette il suo amore per la Sicilia e il suo impegno. Maestro, è eccitato per questa sfida? Sono un freddo per, non credo che per sia Costituzione. Una cosa carina, capito? Quindi ci metto la mia serietà, perché l'eccitazione viene e se ne va. Ci ha colpito molto il nome che lei dice, la Sicilia, che deve essere esportata anche all'estero. Io penso che ha già qualche idea. Una cosa che dovete sapere, per esempio, no? Che un giorno ho fatto un concerto in Spagna e nelle prime file ci sono state una trentina di ragazzine tra i 16 e i 20 anni che cantavano una canzone siciliana che si chiama Cammino Interminabile. Ci pensi quando ballavo? E allora dico, saranno figli di siciliani? Scendo giù quando è finito il concerto, erano spagnole, conoscevano il testo perfettamente a memoria. Questi sono scambi, per esempio. Battiato, lei non ha mai risparmiato commenti al vetriolo sulla politica, cosa deve cambiare? Beh, voglio dire, l'intervento di prima di quel signore lì, no? Allora, non credere alla politica è troppo facile da dire, invece è gravissimo il fatto che noi che paghiamo le tasse, io pago tasse molto elevate, no? E sono contento di questo, e sarei contento anche se ne pagassi di più, purché poi andassero a quelli che hanno bisogno di pensioni sociali, è chiaro? Non che uno ti rubi 23 milioni di euro che erano destinati ad altro caso, non al fatto che si facesse le case e i palazzi, è chiaro? La cosa pericolosa è questa, latrocinio costituzionalizzato, istituzionalizzato, anche costituzionalizzato. Cultura e spettacolo come possono cambiare la Sicilia in meglio? Lo spettacolo? Sì, cultura e spettacolo come possono cultura cambiare? Cultura è una cosa, spettacolo è un'altra. E come cambiano? La cultura non ha bisogno di spettacolo, lo spettacolo avrebbe bisogno di cultura. Questo è il gioco. Maestro, riuscirà a uscire indenne dalla stagione dei lupi? Ne uscirò in ogni caso. Cioè, voglio dire, le cose devono andare in un certo modo. Il suo sarà un impegno finalizzato temporaneo. Temporaneo a grandi eventi. Temporaneo e definitivo, dipende da come si svilupperanno le cose. Se preferisci essere chiamato maestro, Francesco, Franco o assessore? Il nome mi basta.